Grazie Presidente. Noi siamo perplessi ed indignati e con noi milioni di italiani per quello che sta accadendo nelle carceri. Due mesi fa abbiamo visto le immagini dei tumulti e adesso arrivano le notizie delle scarcerazioni, alcune delle quali eccellenti. Abbiamo ascoltato il governo scaricare il peso di queste scelte sulla magistratura di sorveglianza e parlare di ispezioni, ma non abbiamo ascoltato una sola parola in ordine alle effettive condizioni delle carceri e soprattutto in ordine alle responsabilità del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Noi vogliamo sapere con chiarezza se questo governo intende difendere il regime del 41 bis e con esso gli importanti risultati conseguiti sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, vuole rafforzare la procedura accentrando anche i procedimenti per la revoca, come chiede Fratelli d'Italia, e quali sono i provvedimenti che questo governo intende assumere in ordine ai fatti incresciosi di cui ho parlato. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Ringrazio sinceramente gli interroganti perché mi danno l'occasione di fare chiarezza su qualcosa che peraltro, Costituzione alla mano, è già alla palissiana. Chiariamolo subito, la lotta alle mafie è una cosa seria e stiamo parlando di fatti allarmanti da analizzare su cui nell'ambito delle proprie competenze non si può e non si deve rimanere inerti, informando però contestualmente e correttamente i cittadini sulla reale natura della questione. Questione intorno alla quale, non mi riferisco all'interrogazione, si è invece sviluppato un dibattito pubblico che, denotando in alcuni casi l'assenza totale di conoscenza dell'ABC della Costituzione, mira a strumentalizzare fatti gravi per attaccare il governo e alimentare una violenta polemica politica gravemente irresponsabile per il tema trattato e ancor più in questo momento di emergenza. Facciamo quindi chiarezza. I principi e le norme della nostra Costituzione sono univocamente orientati ad affermare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò vuol dire che non c'è alcun governo che possa imporre o anche soltanto influenzare le decisioni dei giudici, in questo caso dei giudici di sorveglianza. Punto. Questo non è un principio liberamente interpretabile o su cui ci si può girare intorno. La Costituzione non lascia spazio ad ipotesi in cui la circolare di un direttore generale, di un dipartimento, di un ministero possa dettare la decisione di un magistrato. Le scarcerazioni richiamate sono decisioni giurisdizionali, di natura discrezionale, impugnabili secondo la relativa disciplina. Diciamolo senza giri di parole, il messaggio per cui il governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante, è totalmente e inequivocabilmente falso. Come correttamente sottolineano gli interroganti, nel decreto legge Cura Italia i mafiosi vengono esplicitamente esclusi dall'accesso alla detenzione domiciliare. E come dicevo, non bisogna comunque rimanere inerti. Come è noto, il Consiglio dei Ministri con molta probabilità questa sera approverà un decreto-legge che stabilisce per questo tipo di scarcerazioni che debbono essere obbligatoriamente acquisiti, un po' nella direzione indicata anche nell'indicazione, nell'interrogazione, il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle direzioni distrettuali Antimafia e Antiterrorismo. Il Governo risponde con i fatti e sia chiaro che non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza che meritano rispetto e che in generale stanno facendo un lavoro importantissimo con grande sacrificio personale e impiego di energie. Si fa semplicemente in modo che il giudice abbia un quadro chiaro della pericolosità e completo della pericolosità del soggetto. Riguardo alle mie competenze vi sono tutta una serie di accertamenti in corso a seguito dei quali verranno prese tutte le determinazioni opportune e necessarie. Sempre per quanto riguarda le mie competenze, ho concluso. Gli interroganti ricordano correttamente nelle loro premesse che la decisione finale sull'applicazione del regime del 41 bis viene presa dal Ministro della Giustizia, che anche in ragione di questo vive costantemente sotto il più alto livello di scorta. Ecco, basta questo per ricordare che a parte le proroghe ci sono circa 100 detenuti sottoposti al regime di 41 bis in virtù della mia firma.
Grazie Presidente. Ministro, non l'ho interrotta e l'ho lasciata parlare perché davanti a sé non aveva nessuno, però la invito a indossare la mascherina anche nel corso di un intervento, sempre. E l'onorevole Del Mastro delle Vedove ha facoltà di replicare. Prego. Siamo assolutamente insoddisfatti della sua risposta, Ministro. Non una parola di scusa, non un accenno ad un'autocritica, neanche un accenno di consapevolezza del disastro che lei ha causato con quotidiane scarcerazioni di mafiosi in Italia. Le plurime quotidiane scarcerazioni che offendono la coscienza civile di questa nazione originano dalla pervicacia con cui lei ha voluto introdurre nel decreto Cura Italia l'articolo 123, ovvero sia la detenzione domiciliare speciale per gli ultimi 18 mesi, sul presupposto falso e scientificamente indimostrato e indimostrabile del nesso di causalità fra la detenzione e la propagazione del contagio. E lo faceva mentre il suo governo rinchiudeva ai domiciliari gli italiani senza pene e senza colpe, e dicevate che per fronteggiare il medesimo virus bisognava scarcerare i detenuti. Vorrei terminare, Ministro. Vorrei recuperare anche. Ma vedi più, noi dopo questo sciagurato provvedimento, lei, il suo ministero, il DAP ha diramato delle circolari in cui chiedevate con la massima solerzia a tutti i direttori degli istituti penitenziari d'Italia di segnalare eventuali profili di incompatibilità di prosecuzione della vita carceraria con il coronavirus, sempre mentre dicevate che l'unico modo per affrontarlo per gli italiani era rinchiuderli, per gli altri era liberarli. Allora vede, Ministro, il 5 aprile, prima che anche un solo mafioso uscisse dalle carceri, Fratelli d'Italia, depositava un'interrogazione in cui le diceva che questi suoi provvedimenti avrebbero influenzato le decisioni della magistratura di sorveglianza oltre i confini stessi stabiliti della norma. Lei ci accusava di becera propaganda. La storia si è incaricata di dire se eravamo noi a fare becera propaganda o se lei è il più infausto e sciagurato ministro della giustizia italiana. Francesco Bonura, colonnello di Profenzano, libero, vergogna. Francesco La Rocca, Uzio Ciccio, boss mafioso di Caltagirone, libero, vergogna. Rocco Filippone, ndranghetista, libero, vergogna. Vincenzino Di Annazzo, ndranghetista, libero, vergogna. Pasquale Zagaria, e termino, clan dei Casalesi, mente economica dei clan dei Casalesi, libero, vergogna. Lei oggi, e termino, avrebbe dovuto presentarsi col capo cosparso di cenere a chiedere scusa agli italiani, ai parenti delle vittime, alle forze dell'ordine che ogni giorno fronteggiano la criminalità organizzata, ma non lo ha fatto. Ora ha un solo modo per riabilitarsi: le dimissioni, ma anche per quelle ci vuole un senso delle istituzioni e dello Stato, che anche oggi in quest'Aula lei non ha dimostrato. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.